Buon pomeriggio, ben ritrovati. Primo appuntamento con il TG Oggi News, operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nell'Agro, Nocerino Sarnese. Circa 100 militari con l'ausilio di unità cinofile hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 18 indagati, tutti ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina ed hashish, particolari nel servizio. Giovani insospettabili e incensurati a braccetto con figli di famiglie già note alle forze dell'ordine, tra questi Alfonso Zucca, figlio di Mario Dettu, biondo, ucciso durante la guerra di Camorra degli anni passati. C'è di tutto tra i 18 indagati alla procura di Nocera Inferiore per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata all'alba di oggi, ad operare circa 100 carabinieri coordinati dal reparto territoriale di Nocera Inferiore. In un caso viene contestata l'aggravante minorile, un 17enne è stato coinvolto dal fratello maggiorenne nell'approvvigionamento di alcune dosi di droga. Un gruppo eterogeneo composto da appena 20enni e da un over 40. 11 sono in carcere, 6 ai domiciliari. Queste persone sono reduci di spaccio di medio e basso livello, così come ha definito l'attività il procuratore di Nocera Inferiore Antonio Accentore. L'operazione è durata 7 mesi, è cominciata il 9 luglio del 2016 con il sequestro di 2 kg di hashish in un garage di Nocera Inferiore e si è conclusa lo scorso febbraio. Sequestrati anche 200 grammi di cocaina diretti in Veneto, in particolare a Vicenza, dove si era trasferito da alcuni mesi uno degli indagati. In quel caso c'è stato pure un tentativo di corruzione, si trattava del secondo carico perché il primo i carabinieri non riuscirono a intercettarlo. In totale sono 13 i sequestri effettuati. Dalle intercettazioni è emerso che gli indagati erano consapevoli del fiato sul collo degli inquirenti, ma non hanno comunque accennato a fermarsi, bramosi dei proventi del malaffare. Sono risultati pure molto attenti nelle conversazioni, si faceva sempre soltanto accenno ad appuntamenti generici. Le ordinanze di custodia cautelare si sono rese necessarie anche in presenza di incensurati, perché l'attività di spaccio, hanno detto i magistrati del Tribunale di Nocera, era tamburellante. Il gruppo si riforniva per lo più nell'area vesuviana. Alla conferenza stampa di questa mattina, accanto al capo della Procura Antonio Centore, anche il sostituto Roberto Lenza. Nuovo sbarco di migranti domani mattina a Salerno. La notizia è stata confermata dalla prefettura, che ha ricevuto la comunicazione dal Ministero degli Interni. A bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera approderanno domani mattina al molo Manfredi circa 400 profughi, di cui 354 uomini, 40 donne, un minore ed anche due cadaveri. L'attracco è previsto per le 8:30. I cadaveri apparterebbero a due donne recuperate in mare già morte. Attualmente non sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle circostanze in cui sarebbero avvenuti i decessi. Secondo le prime informazioni, non sarebbero state segnalate emergenze sanitarie e non sarebbero presenti minori non accompagnati. Alle 18:30 di oggi alla prefettura di Salerno si insiederà l'unità di crisi per organizzare al meglio le operazioni di sbarco, che appunto avverrà domani mattina alle 8:30 al molo Manfredi. Un'asta di cannone, la targa e parte del caricatore risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati ritrovati nel cantiere di Piazza della Libertà, a pochi passi dalla spiaggia di Santa Teresa. La scoperta è stata fatta da alcuni operai a 3 metri di profondità nel cantiere della Sista, ex Jolly Hotel. Hanno infatti ritrovato il cannone. Non è il primo ritrovamento bellico in zona Crescent. Nel 2013 fu scoperto un ordigno e l'impresa dell'epoca fu costretta a sospendere i lavori di completamento della piazza. L'ordigno di fabbricazione inglese, pesante 500 kg, venne poi fatto brillare nella cava del Cernicchiara. Il test di Pasqua, superato a pieni voti dal comune di Salerno, che si conferma così meta attrattiva per turisti e vacanzieri. Resta però il punto interrogativo delle navi da crociera che da 2 anni attendono il dragaggio dei fondali. Vediamo.
Dopo l'off sull'interruttore delle luci d'artista spente a gennaio, il test di Pasqua è stato il primo appuntamento di rilievo per testare la tenuta turistica della città di Salerno. L'amministrazione comunale, reduce dalla presentazione della BIT a Milano di un calendario destagionalizzato, è soddisfatta di aver potuto registrare in questo weekend pasquale un buon numero di presenze nelle strutture turistiche, soprattutto nella miriade di bed and breakfast nati nella città di Salerno, che da aprile si rimette in moto, contando, come ha ribadito questa mattina il sindaco Enzo Napoli, soddisfatto del bilancio pasquale, a destagionalizzare le presenze e a fare di Salerno città turistica anche d'estate. Si tende a destagionalizzare la nostra offerta turistica e culturale. Noi come città di mare abbiamo vissuto per il passato una sorta di contraddizione in termini, cioè una città di mare che c'è sold out d'inverno durante le luci d'artista. Ora, con una serie di azioni mirate, stiamo spalmando la nostra offerta sull'intero arco dell'anno, con momenti cospicui, quali la Fiera della Minerva e altre iniziative che credo rendano la visita a Salerno particolarmente interessante. È un'operazione di marketing territoriale corretto, che non vende fumo ma sostanza, e siamo fiduciosi, così come è successo nel weekend di Pasqua, di avere altre giornate affollate per la nostra città. Il scopo è quello, Luci d'Artisti, ovviamente l'evento che ha dato grande visibilità, è l'evento di traino perché muove effettivamente numeri importanti, ma alla BIT e in tante altre occasioni stiamo cercando di presentare una destinazione turistica che funzioni tutto l'anno, quindi bene le luci, bene l'estate, ma dobbiamo puntare con più forza e sempre con maggior decisione anche agli eventi, ai nostri siti storico-archeologici, artistici, dal Duomo a San Pietro a Corte, alla Chiesa di San Giorgio. Insomma, abbiamo comunque delle emergenze importanti, dobbiamo fare sempre di più per metterle in rete. Io sottolineo con piacere come questo weekend pasquale abbia registrato innanzitutto presenze importanti, ma ha registrato anche tanti dei nostri siti aperti. Pasqua e Pasquetta, penso al Giardino della Minerva, al Museo Archeologico, ha registrato l'apertura del nostro InfoPoint, che non è una banalità, quindi anche qui va fatto un plauso ai nostri uffici, quindi significa che davvero la città vuole crescere, sta crescendo, vuole fare il salto definitivo verso il ruolo di destinazione turistica a 365 giorni l'anno. Peccato che dal conto degli arrivi dovranno però essere sottratti quelli che non sbarcheranno più a Salerno dalle navi da crociera. In attesa da 2 anni dei lavori di dragaggio e dopo 250.000 euro spesi per le analisi dell'ARPAC sulla qualità delle sabbie da buttare via al largo di Capodorso, il porto per il momento continua a frenare le navi troppo grosse a causa del fondale. Molte compagnie stanno scegliendo di sostare in rada al largo di Amalfi, che addirittura avrebbe battuto Sorrento per presenze di navi da crociera, ma negli scali in costiera si sono unite anche maggiori e minori, ma Salerno aspetta con tanto ottimismo. Il settore croceristico purtroppo ha un problema oggettivo, che strutturale per così dire, che riguarda i dragaggi. Stiamo monitorando la situazione, cercando di fare quante più pressioni nella norma, voglio dire, chiaro, possibile su coloro i quali devono decidere, Ministero e così via. Siamo in contatto anche con l'autorità portuale, insomma stiamo cercando di portare a termine, portare a casa questo risultato, che è importante non solo per il traffico croceristico ma anche per quello commerciale. È chiaro che puntiamo a fare della nostra stazione marittima un terminal croceristico vero, che funzioni sempre di più. Abbiamo perso qualche sbarco, cercheremo, stiamo interagendo con i maggiori operatori, stiamo cercando di recuperare quello che abbiamo perso quest'anno negli anni successivi. Non c'è il rischio che il tempo però non sia vostro alleato e si faccia la fine dell'aeroporto? No, credo che ci siano tutte le possibilità per recuperare, ripeto, quel po' che abbiamo perso durante quest'anno. Con l'aeroporto faremo sponda, anzi mi riallaccio, perché avere un aeroporto funzionante consentirà a Salerno di diventare non solo un porto di transito per le navi da crociera, ma anche un vero e proprio hub, uno scalo di partenza e di arrivo, con evidenti benefici anche per il commercio, per le strutture ricettive e così via. Numeri da record per Pasqua e Pasquetta anche nel Cilento, presenze boom ad Agropoli e Castellabate, numeri incoraggianti anche in questo caso in vista dell'estate. Vediamo.
Dalla costa all'entroterra, boom di turisti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per le festività pasquali. Strutture ricettive piene, prenotazioni esaurite per agriturismi e ristoranti, strutture balneari prese d'assalto. Numeri incoraggianti dunque per il territorio a sud della provincia di Salerno in vista dell'estate. Sono state infatti confermate le previsioni della vigilia stimate dall'osservatorio turistico extra-alberghiero ABAC su 300 operatori della ricettività. A scegliere il Cilento per Pasqua e Pasquetta sono stati soprattutto i turisti italiani, seguiti da un più 0,5 di stranieri, in particolar modo tedeschi e inglesi. Numeri spalmati su tutto il territorio, con picchi di presenze per i territori di Capaccio Pestum, Agropoli e Castellabate. Nel dettaglio, i turisti hanno soggiornato per due notti e pagato un costo medio per persona tra i 25 e i 35 euro. Tutto esaurito ad Agropoli e Castellabate, dove le prenotazioni dei posti letto hanno superato il 90%. A fare da traino, soprattutto nel caso di Castellabate, è ancora il film Benvenuti al Sud, con turisti che arrivano da ogni angolo dello stivale per ammirare gli scorci naturalistici resi celebri dalla pellicola con Bisio e Siani. Numeri interessanti anche per Pestumo, Montecorice, Acciaroli, Camerota e Palinuro. La maggior parte dei visitatori ha scelto infatti di soggiornare sulla costa, anche se non sono mancate le prenotazioni per i B&B e gli agriturismi nell'entroterra. Dati incoraggianti anche per gli operatori balneari. I lidi da nord a sud del Parco del Cilento hanno fatto registrare presenze importanti, soprattutto nel giorno di Pasquetta, con aperitivi e pranzi in riva al mare. Non sono mancati i temerari che, nonostante la temperatura dell'acqua ancora fredda, hanno approfittato per fare il primo tuffo stagionale. Porte aperte con successo anche per gli scavi di Pestum, per l'area archeologica di Velia e per la Certosa di Padula. Finalmente più agevoli anche i collegamenti, in primis grazie alla riapertura della Cilentana tra Agropoli Sud e Prignano Cilento. Negli ultimi anni infatti non erano mancati disagi proprio a causa della chiusura di quel tratto per il cedimento dei piloni di un viadotto. In serata in ogni caso ci sono stati dei rallentamenti proprio sulla Cilentana, ma gli esami non sono finiti. Positive sono infatti anche le previsioni per il 25 aprile e per il 1 maggio. Saranno altri due banchi di prove importanti per l'area sud di Salerno, ma le prenotazioni effettuate fino ad oggi lasciano ben sperare. Occhio però, perché si preannuncia un colpo di coda dell'inverno con un calo di temperature anche di oltre 10 gradi a partire da domani, che durerà sino a venerdì per l'arrivo di aria fredda dall'Artico su tutta Italia. Un brusco calo termico che interesserà le regioni di nord-est, poi il centro-nord e tra giovedì e venerdì anche il sud. La temperatura scenderà fino a 6-8 gradi sotto le medie stagionali, in alcuni casi le minime saranno vicine allo zero, i venti freddi settentrionali saranno in sensibile rinforzo e tornerà anche qualche fiocco di neve sia sulle Alpi che sui rilievi montuosi degli Appennini. Nel fine settimana invece un probabile miglioramento con tempo più stabile e temperature in rialzo. Abbiamo a lungo parlato del lungo weekend di Pasqua che ha caratterizzato appunto l'intero territorio provinciale con tantissime presenze. Giornata piacevole quella di ieri anche da un punto di vista meramente sportivo, con la Salernitana che alla Recchi ha battuto il Latina e ha accorciato le distanze dalla zona playoff, ora distanti appena due punti. Vediamo. La Salernitana torna alla vittoria e vede nuovamente più vicini i playoff. La rimonta di Granata sul Latina permette alla squadra di Bollini di portarsi a meno due da Entella, Carpi e Spezia quando mancano sei giornate alla fine di un campionato che, fra i suoi tanti motivi di interesse e di incertezza, ha ora pure quello legato alla disputa o meno dei playoff. Il regolamento infatti prevede che ci siano tre promozioni dirette, ove mai tra la terza e la quarta ci siano più di 9 punti di distacco. Frosinone e Verona sono a quota 62 a più 8 sulle quarte, per cui bisognerà prestare molta attenzione agli incroci del calendario e sperare che chi insegue riesca quantomeno a mantenere lo stesso passo delle due big che si stanno disputando un posto per la promozione diretta, visto che per l'altro la SPAL pare aver messo una seria ipoteca, ma che potrebbero pure salire a braccetto. Nel prossimo turno il Verona sarà ospite di un Bari in crisi di identità, mentre il Frosinone farà visita ad una Ternana più viva che mai. La Salernitana e tutte le altre squadre che lottano per entrare nella griglia playoff dovranno sperare che il distacco tra terzo e quarto posto non aumenti, così come però bisogna anche ricordare che il regolamento prevede che ai playoff non debbano partecipare necessariamente le squadre classificatesi dal terzo all'ottavo posto, ma solo quelle che rientrano nel cosiddetto perimetro di 14 punti dalla terza. Al momento l'ottava è a meno 11, la Salernitana
lontana a meno 13, dunque non solo bisognerà fare la corsa su cui è immediatamente avanti in classifica, ma anche e soprattutto fare tanti punti per rientrare nel perimetro fissato dalla Lega di B. Una doppia corsa dunque per la Salernitana, chiamata ad incrementare ancora l'andatura per regalarsi un finale da sogno. I nata saranno in parte arbitri del loro destino, visto che affronteranno Bari e Frosinone in casa, Carpi e Perugia fuori. Vincere il più possibile per tenere il passo di chi è in prima fila. La corsa a playoff è ancora più dura e serrata. La Salernitana dovrà procedere a velocità doppia per non vedere sfumare il suo sogno. La cronaca: ieri sera a Battipaglia i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato, Daniele Piano, 35enne, del posto, in flagranza di reato di evasione dai domiciliari. L'uomo sottoposto appunto agli arresti domiciliari a seguito di una condanna definitiva a 6 mesi di reclusione per un'evasione commessa da Avellino il 13 giugno del 2011 è stato sorpreso dai militari mentre si intratteneva con la propria compagna in noto bar della città. Ai carabinieri il 35enne ha ammesso di essere uscito dalla propria abitazione per festeggiare la Pasquetta con la sua compagna. Espianto multiorgano nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ad un paziente di 48 anni colpito da ictus cerebrale massivo. Sono stati espiantati cuore, fegato e corne. Il cuore è stato prelevato da un'equipe chirurgica di Padova che lo ha impiantato ad un paziente in condizioni critiche per il rigetto di una precedente donazione. Le corne sono invece andate alla banca dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli. Il fegato invece è stato impiantato al Cardarelli. L'azienda ospedaliera in una nota ha sottolineato la generosità della famiglia del deceduto, la quale ha voluto che gli organi del congiunto potessero essere donati e che ha aspettato nel giorno di Pasqua l'arrivo dell'equipe da Padova insieme ai medici della rianimazione del presso Lucci, certa che quel cuore avrebbe realmente donato la vita a qualcuno. Nobile gesto proprio nel giorno della Pasqua. Da oggi fino al 22 aprile sono attivi presso i vari plessi del Ruggi d'Aragona servizi gratuiti dedicati alla salute delle donne. In occasione della seconda giornata nazionale della salute della donna, l'azienda universitaria ospedaliera anche quest'anno ha infatti deciso di partecipare al progetto portato avanti da ONDA, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, ed ha inteso promuovere l'informazione dei servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 12 le aree specialistiche nell'ambito delle quali saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici ed informativi. Si tratta di diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e violenza sulla donna. Ricordiamo, da oggi fino al 22 aprile attivi presso il Ruggi d'Aragona servizi gratuiti dedicati proprio alle donne. Restiamo in tema, passi avanti per la riapertura dell'ospedale di Agropoli a maggio. L'attesa riattivazione del pronto soccorso, ma non mancano le perplessità di alcuni primi cittadini cilentani. Vediamo. Scatta il countdown per la riapertura dell'ospedale civile di Agropoli, che dovrebbe riaprire battenti entro il mese di maggio, secondo le modalità previste dal nuovo atto aziendale. L'ASL Salerno, infatti, nei giorni scorsi ha pubblicato un bando di gara urgente per l'acquisizione di attrezzature necessarie al presidio cilentano. In particolare l'azienda acquisterà 20 letti con comodini armadi, un frigorifero biologico con frigoemoteca, 2 ecotomografi. La spesa totale sarà di circa 60.000 euro. Per l'ospedale civile di Agropoli è previsto un pronto soccorso con a disposizione 20 posti letto, laboratorio di analisi, radiologia e TAC. Sarà inoltre possibile seguire interventi in day surgery o week surgery. Poche settimane di pazienza e poi riapriremo il pronto soccorso, ha detto il sindaco di Agropoli Franco Alfieri. Mentre i sindacati si mostrano più cauti e attraverso una nota indirizzata all'ASL Salerno chiedono di capire le modalità per la riapertura del pronto soccorso e soprattutto con quali funzioni questo svolgerà la sua attività. 450.000 shopper staroccate sono state sequestrate a Sassano, realizzate con materiale non biodegradabile e compostabile, contrariamente a quanto invece
prescrive la legge secondo cui le buste di plastica diffusamente utilizzate per gli acquisti per essere sul mercato devono essere ecologiche. L'operazione è stata condotta dalla tenenza di sala consigliera della Guardia di Finanza e si è svolta anche attraverso l'esecuzione di prelievi di campioni e analisi fisico-chimiche effettuate nei laboratori ARPA che hanno certificato l'utilizzo nella produzione delle buste di polietilene in luogo dei previsti polimeri biodegradabili e compostabili. Il responsabile dell'azienda ispezionata nel Vallo di Diano è stato deferito all'autorità giudiziaria. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, poi continueremo a sfogliare insieme il nostro quotidiano. Nasce presso il punto Agri di Salerno uno sportello che fornirà gratuitamente visite gratuite e iniziative a sostegno dei bambini di famiglie a rischio sociale. Questa mattina presso il Comune di Salerno la presentazione dell'iniziativa. È previsto per venerdì alle 18.30 il taglio del nastro allo sportello di pediatria sociale che sarà aperto nel punto famiglia Agli di Salerno in via Rocco Cocchia 173. Lo sportello potrà fornire gratuitamente servizi di consulenze specialistiche gratuiti per bambini in famiglia a rischio sociale, ma anche informazioni complete alle famiglie sul sistema dei servizi alla prima infanzia e lo sviluppo di iniziative formative per gli operatori del settore pubblico e privato dei servizi della prima infanzia. Sarà uno spazio pubblico, gratuito, aperto alle famiglie e ai bambini, dove sarà dunque possibile consultare operatori sanitari, pediatri, psicologi, assistenti sociali. Lo sportello sociale Padre Beniamino Miori nasce dall'impegno di una serie di associazioni del terzo settore che tendono a caratterizzarsi per l'impegno diretto al presidio sociale del territorio, come è stato illustrato questa mattina in una conferenza stampa al Comune di Salerno. Allora, lo sportello di pediatria sociale nasce dall'esigenza che è vissuta sul territorio di un servizio ad integrazione del servizio sanitario pubblico. I servizi di banco alimentare e di vestiario non sono più sufficienti per le spese delle famiglie, su cui viene stimato che le spese mediche sono circa 1000 euro all'anno per famiglia, quindi è un problema che sta aumentando sempre di più con l'acuirsi della crisi. Dall'unione di 6 associazioni nasce questo sportello di pediatria sociale per offrire un servizio integrato appunto al servizio sanitario pubblico, per offrire consulenza, farmaci, in convenzione con alcune farmacie e con il banco farmaceutico che è già sorto a Salerno, per offrire consulenza gratuita a queste famiglie che sono a rischio sociale. Lo sportello si troverà in via Rocco Cocchia 173, ricordiamolo, offrirà questi servizi gratuitamente? Sì, lo sportello avrà luogo nel punto famiglia Acli in via Rocco Cocchia 173 e poi lì si svolgeranno tutte le attività che si innesteranno. Quindi lo sportello sarà aperto ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30. Bene, ed ora diamo uno sguardo alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Moglie e Marito, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 6 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la ricca pagina dello sport. In collaborazione con... Sei triste perché curare i tuoi denti è troppo costoso? Sorridi anche tu con Dental Cop. Dental Cop protegge il tuo sorriso con qualità e professionalità. Con sempre più sedi in tutta Italia e grazie alla forza della cooperazione e di un grande gruppo con il massimo del risparmio con Dental Coop sorride anche la convenienza. Prenota la tua visita senza impegno allo 089 381723
e potrai avere check-up prevenzione, ablazione tartaro panoramica a 55 euro. Dental Coop, via San Leonardo 120, traversa Migliaro, Salerno. Siamo aperti anche il sabato. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Torniamo ad occuparci del successo della Salernitana. I danni del Latina ieri alla Dei Crosinesi Procati hanno rovesciato il risultato dopo brutto primo tempo da parte della squadra di Bolini. Vediamo. Come farsi del male da soli, rischiare di andare al tappeto, sapersi rialzare e sferrare un secco 1-2 che manda KO il Latina. È la sintesi del match di ieri allo Stadio Arechi tra la Salernitana e la Cenerentola del torneo cadetto. Primo round da dimenticare, ripresa di recupero ed ardore. I Granata hanno regalato un tempo, le scelte iniziali di Bollini non hanno convinto, ma le sue correzioni in corsa, va detto, per fortuna hanno restituito equilibrio e profondità alla squadra. Su tutti, l'inserimento di Alfredo Donnarumma, ma non solo. La decisione di dirottare Tui a terzino destro è stata cervellotica, quella di vedere due passisti come Ronaldo e Della Rocca in un centrocampo a tre altrettanto. Il modulo, il 4-3-3, è rimasto soltanto un'idea per quanto visto in campo nei primi 45 minuti. E poi c'è la questione Donnarumma. L'attaccante è entrato e ha spaccato la partita in coppia con Coda, ancora una volta ha fatto vedere le cose migliori. Rosina, gol a parte, ha entusiasmato poco, quasi nulla. Sprocati ha sprecato l'impossibile ed il modulo è rimasto una chimera. Per fortuna i due sono stati anche i marcatori del match, quelli dell'1-2 tanto per intenderci, ma quello del giorno dopo è esercizio relativamente facile. Tocca a Bollini adesso fare tesoro di indicazioni fin troppo chiare in questo rush finale. I Granata infatti hanno conquistato 3 punti pesantissimi ieri e si proiettano definitivamente nella rincorsa ai playoff, distanti adesso appena 2 lunghezze. Ipotecato il discorso salvezza, adesso Bollini dovrà concentrarsi sull'obiettivo post season. Mancano 6 partite al termine, 18 punti a disposizione, 3 partite in casa e altrettante in trasferta. La squadra, il calendario, i numeri per provarci. Per farlo, come dicevamo, bisognerà fare tesoro del brutto primo tempo di ieri contro i Pontini e magari dare continuità al gruppo base che ha portato in dote gioco, punti e risultati fino ad oggi. L'avvio dei Granata nel giorno di Pasquetta è da incubo, squadra lenta, distratta, inconcludente, che si affida alle intuizioni dei singoli senza trovare mai la profondità nei suoi terminali offensivi. E pensare che di fronte c'era un Latina disperato, con Viverini che si era giocato la carta corvi a recuperato in extremis, confermando il 3-4-3. Il primo tempo scivola via su un paio di acuti e nulla più. Dopo qualche colpo andato a vuoto, il Latina passa con De Giorgio al 39esimo, che sfrutta al meglio una bella combinazione per vie centrali avviata da Pinato e perfezionata da Insigne Junior, battendo Gomis De Giorgio sul proprio palo. Prima dell'intervallo i Granata sfiorano il pari con Della Rocca, che di testa gira bene, ma Pinzoglio ci mette i pugni. La ripresa è degna di tal nome per la Salernitana. Bollini inserisce subito Donnarumma, cambia veste tattica giocando con un 4-2-4 spiccatamente offensivo e la squadra cambia marcia. Non passa neppure un minuto e Granata trovano il pari con Rosina all'11esimo su assist di Coda. L'ex Zenit di sinistro la cicca, ma sulla ribattuta trova l'angolino con il destro, che non è certo il suo piede. La squadra alza i ritmi, il Latina è sulle gambe, la Reiki spinge. È il momento migliore della Salernitana. Donnarumma e Coda spaventano i nerazzurri esaltando Pinzoglio o centrando la traversa, come nel caso del centravanti ex Parma. Per fortuna Sprocati al 33esimo trova il sinistro da 3 punti. Ma quanta sofferenza. D'ora in avanti non ci sarà più la Cenerentola del torneo sul cammino dei Granata. Per puntare ai playoff ci vuole molto di più. Allora, come detto, la classifica torna a farsi interessante. Lo stesso Bollini fa più di un pensierino ai playoff. Il tecnico poi respinge al mittente anche rilievi e critiche sulle sue scelte iniziali. Beh, che non abbiamo giocato un primo tempo da Salernitana è vero.
probabilmente anche per il merito di un avversario, ma noi non abbiamo sbagliato l'approccio, non abbiamo sbagliato la tattica, non abbiamo sbagliato formazioni, non abbiamo utilizzato un concetto che era stato preparato con molta forza, ovvero l'attacco alla profondità. Noi dovevamo attaccare forte dietro i loro quinti, Sprocati lo faceva ma spesso rientrava, Rosina è stato poco servito e l'esempio è il cross vero, pulito, che abbiamo fatto al 41esimo del primo tempo, ma erano già passati 40 minuti, sul colpo di testa di Della Rocca, e quella è stata una grandissima occasione da rete. Troppo leziosi nel palleggio, andavamo troppo per linee orizzontali e questo è stato un problema. Poi il Latina era molto chiuso, aveva una linea 5, sapeva ripartire bene negli spazi, e in una di queste ripartenze subire il gol non è stata una cosa così semplice, perché poi il Latina sapevamo che nelle ultime gare aveva perso partite molto immeritatamente. E la mia grande soddisfazione, al di là dei titolari in corsa, che io li chiamo così, quelli che entrano dalla panchina, è che la Salernitana ha riequilibrato un risultato e ha ribaltato il risultato, cosa che non è scontata in questo campionato e che è successa poche volte, in svantaggio di riuscire a riequilibrarla e arrivare alla vittoria. Una vittoria che è meritata a cospetto di tutte le occasioni da rete che abbiamo avuto. Noi abbiamo giocatori che hanno un'ottima performance in 45 minuti, qualcun altro 60 e qualcun altro che è acciaccato. Poi, quando ti mancano più giocatori dello stesso reparto, devi far di necessità virtù, al di là di Ronaldo e Della Rocca. Nelle valutazioni dei cambi, voi forse, non vivendo la settimana, non vi potete rendere conto che Hodger questa settimana ha avuto degli acciacchi e che nel secondo tempo, al di là dei cambi, noi siamo partiti molto forte anche prima della sostituzione, attaccando molto bene con Hodger in corsia esterna e con Rosina dalla parte di Garcia Tena, che era ammonito, e quello era un input importante. Sproccati non poteva più rientrare e mandare al cross. In 7 minuti abbiamo avuto 2 palle gol. Se vi riferite a Donnarumma, per me è un grande professionista, si sta allenando bene e la cosa che mi piace di più è la serenità che sta dimostrando. Però lui e Rosina in campo contemporaneamente, io devo gestire risorse fisiche e devo gestire centimetri. Qualcuno prima in maniera provocatoria mi ha detto: la gente ha fischiato quando è uscito Ogier. Non sapevo, ho detto che c'era la doxa in tribuna come percentuale del 99,9%, che non è vero, perché abbiamo avuto una curva che ci ha portato alla vittoria, non ha fischiato mai, e io dovevo gestire anche i centimetri, perché le palle native oggi sono fondamentali. E allora, su queste cose che lei dice, su questa cronostoria, dico che la Salernitana ha perso tanti punti su calci piazzati. Hodger, Rosina, Donnarumma, Sproccati, tutti insieme sui calci piazzati contro, può essere un problema. Relativamente a Tuglia, il terzino destro l'ha fatto, io sapevo che in questa partita, per vincere in certi momenti, avremmo dovuto rompere certi equilibri nella linea del centrocampo, e io avevo bisogno oggi di un assetto bloccato a 4, tant'è che Vitale ha spinto meno, ma c'era un motivo ben preciso: Sproccati e Rosina dovevano lavorare nei 30 metri, Donnarumma doveva lavorare in 20 metri attaccando la profondità. E oggi, se il centrocampo a disposizione è Ronaldo e Della Rocca, io credo che ad esempio loro due nel corso della gara siano andati sempre meglio nell'interdizione e anche nel sacrificio. Chiave di volta nella partita di ieri è stato sicuramente l'ingresso di Alfredo Donnarumma con l'ex Teramo accanto a coda. La Salernitana ha creato più occasioni da gol ed ha ribaltato il risultato. Pur non segnando, Donnarumma è stato determinante, ne ha fatto le spese proprio il suo ex allenatore Vivarini. Vediamo. Dalla panchina al campo, stavolta senza segnare ma aiutando la Salernitana a ribaltare il risultato, è stata tutta colpa di Alfredo, come dice la canzone, se il Latina non è uscito indenne dalla Rechi. Lo sa bene Vincenzo Vivarini, trainer dei Pontini e mentore di Donnarumma ai tempi del Teramo, quando il bomber di Torre Annunziata segnava a raffica in tandem con la Padula, gemello dal destino diverso visto che ora è al Milan. Rosso-nero il colore indossato dall'ex attaccante del Pescara, chissà che non sia anche quello che prossimamente sfoggerà Donnarumma, sempre nei radar del
del Foggia ormai prossimo alla promozione in B. Il futuro però è adesso, almeno stando alle dichiarazioni post partita di Donnarumma, più cauto rispetto al suo agente che un mese fa annunciò la separazione inevitabile a fine stagione tra il calciatore e il club granata, con cui il dialogo per il rinnovo del contratto si sarebbe nuovamente arenato. Ieri Donnarumma è stato decisivo, non appena si è alzato dalla panchina per cominciare il riscaldamento, la Rechi ha applaudito e il suo ingresso in campo è stato il grimaldello per aprire la scatola difensiva ospite, perché ha consentito alla Salernitana di guadagnare metri ed anche un calciatore, sì, perché l'ingresso di Donnarumma ha ringalluzzito Coda, fino ad allora generoso ma troppo solo là davanti. Che i due si cerchino e si trovino quasi a memoria non è un mistero, che non giochino spesso insieme resta invece il cruccio dei tifosi. Bollini ha già in passato cercato la maniera per farli coesistere senza snaturare troppo il suo sistema di gioco, ma è chiaro che la presenza anche di altri elementi offensivi, Rosine Sprocati ad esempio, richiede la salvaguardia di certi equilibri tattici. Ieri però l'impatto di Donnarumma sulla partita è stato decisivo e nel finale di stagione l'ex Teramo potrebbe essere una risorsa ancora più importante, specie se dovesse ritrovare la via del gol. Tutto sarà dargli più spazio e fiducia, quello che faceva vivere nei tempi del Teramo, quando aveva cucito addosso i suoi attaccanti un sistema di gioco in grado di esaltarli. Allora, Alfredo è un grandissimo attaccante, in Serie B è un giocatore da doppia cifra. È chiaro che lui però ha delle caratteristiche ben precise. Lui deve giocare insieme con un compagno di reparto che riesce a dialogare, perché lui è molto bravo nell'appoggiarsi al compagno e nell'attaccare la porta. E chiaramente lui qui a Salerno, se non sbaglio, ha sempre avuto un modulo a tre punte davanti. E penso che è stato il periodo migliore suo, ecco, quindi va a spiegare quello che sto dicendo. Quindi di conseguenza lui soffre un pochettino sia a partire esternamente e soprattutto non avere vicino un compagno di reparto che possa sviluppare le sue potenzialità. Lega Pro, dopo il pareggio interno di sabato con la Vibonese, la Paganese deve preparare la gara di domani a Taranto, il recupero di campionato in casa dei pugliesi alle prese con una classifica molto precaria è occasione da sfruttare per gli azzurro stellati che vogliono conquistare punti pesanti per accedere ai playoff. Grassadonia dovrà rinunciare a diverse pedine, ma recupera Reginaldo, sul cui utilizzo però si deciderà soltanto in extremis. Ci fermiamo ancora un break con la pubblicità, tra poco. Il basket, la Gevoa Scafati ha centrato l'obiettivo minimo stagionale battendo in trasferta la Viola a Reggio Calabria nel turno pre-pasquale. La squadra allenata da coach Perdi Chizzi ha blindato il terzultimo posto in classifica e sa già che sfiderà Forlì negli spareggi salvezza. Prima però c'è l'ultima giornata della stagione regolare, sabato sera la Givovo ospiterà al Palamangano l'Agrigento. Per i canarini sarà l'occasione per assaggiare la propria condizione in vista dei decisivi play-out. Pallamano a Cassano, la Iomi Salerno ha centrato la vittoria numero 25 su altrettante gare nel corso della regular season ed ora ha a portata di mano l'obiettivo di chiudere la stagione regolare a punteggio pieno. Sabato prossimo Coppola e compagne sfideranno alla palestra Palumbo le Stenze Ferrara, contro cui cercheranno appunto di completare un filotto da record in vista poi delle Final Eight di Coppa Italia in programma la prossima settimana a Bressanone e soprattutto dei playoff scudetto. La stagione, insomma, sta entrando nel vivo e la Iomi vuole continuare a vincere. Ed è tutto per questa edizione della TG Oggi News. Grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.